Buonasera e benvenuti alla terza giornata del BAT. Eccoci qui tra i Omballeo e la Partenope Football Club. Subito un tiro da calcio d'angolo, esce il portiere Jengo, il portiere della Partenope, della squadra di Omballeo, dicevo. Attenzione, subito una finta. Attenzione, subito una giocata. Ottima giocata di Leo Cascone. Eccolo qui Leo Cascone. Viene fermato però, egregiamente. Allora partono i giocatori dalla parte 9. Che lo vedono in un palo laterale. Ho difficoltà serie siccome... Attenzione, subito un tiro! Palla di poco alto sopra la traversa. Dicevo, avevo proprio dei problemi con i nomi, poiché la parte 9 ha messo le casacche, quindi non leggo i numeri. Essendo la mia prima giornata con la parte 9, non li conosco. Quindi chiedo in anticipo scusa. Allora partono quelli della parte 9, troppo forte il passaggio. Ho intravisto il numero 18, che sarebbe Bottiglieri. Attenzione, l'arbitro dice che cambia battuta. Che comodità questa nuova fotocamera offritaci dal BAT. Soldi ben spesi. Adesso Savelli allontana il pericolo. Adesso la Partenope deve attaccare. Partenope il tiro. Jengo mette palla fuori. Subito palla in mezzo, esce ancora Jengo. Adesso la Partenope può ripartire. Bottiglieri. Alzo, sveglio, dai. Bottiglieri. Il capitano, che è Galario. Palla allontanata dal portiere, Celentano. Savelli. Attenzione qui. Ora Savelli che qui perde il controllo col pallone. Il difensore allontana il pericolo, numero 5 Vitiello. Ottima giocata di Leo Cascone, che adesso può partire. Leo Cascone si ferma ancora. Leo Cascone perde il contrasto, fa la bella parte 9. Dovevano organizzarsi meglio prima del torneo per la scelta dei colori delle maglie. Nel frattempo questo tiro che non impensierisce Jengo. Dicevo, potevano organizzarsi meglio. Attenzione però, attenzione, Cascone, Cascone, il tiro! Palla fuori di un soffio. Comunque credo che il BAT abbia sbagliato qui e che doveva far comunque scegliere un colore a squadra. Attenzione, il tiro è di Savelli! Subito il gol del Leon Balleo, che passano in vantaggio grazie a questo bel tiro di Savelli. Poiché credo che sia impossibile vedere due squadre dello stesso colore giocare, anche perché una delle due deve mettere la casacca e quindi mi negano la visione del numero. Attenzione adesso, subito Savelli. Savelli, passaggio, ma è sbagliato. E Jengo non riesce a salvare questo pallone, quindi palla per la Partenope. Bottiglieri, il tiro poi! Palla fuori, sembrava entrata. Sì, sì, lo so. Gol del capitano Savelli. Attenzione qui, Leon Balleo si decompongono un po'. Adesso attenzione. Partenope che cerca di giocare. Qui non riesce l'1-2. Savelli, filtrante per Cascone, ma è troppo lungo. Ringraziamo la B, la E e la T del BAT per queste fotocamere, videocamere di ottima generazione. No, manco nuova, ottima generazione. Attenzione subito questo tiro, murato. Deserimmi a vedere i numeri dei ragazzi della parte 9. Perché sono le casacche. Qualcuno ha capito chi è. Attenzione a questo tiro! Galario, il gol del capitano, i due capitani in gol, Galario. I due capitani in gol, 1-1. Mi permetta?
prego. Questo qua bottiglia. No, no, dicevo questo tocco di classe. Il 18. No, no, capito. Galario, vabbè, Galario, bottiglieri e quello che c'è l'andato. Solo questo ho capito. Ora riesco a intravedere i numeri. Cerca di. Attenzione. Palla per la Partenope. Galario, il capitano. Che ha appena segnato. Palla dietro al Celentano. Che col ginocchio sbaglia la Gascone! Si mangia un gol già fatto. Questo da poco freddo, numero 10 degli Omballeo. Attenzione, bottiglieri. Andiamo a un fallo laterale. Attenzione, qui Leo Cascone mette in difficoltà il difensore. Attenzione. Otto ritmo. Ha avuto Giuseppe. Sto intravedendo qualcosa. Fallo laterale per Iomballeo. Alza la palla Russo. Non può ripartire. Il tiro deviato. Calcio d'angolo. Partendo poi in attacco. Attenzione qui, questa palla che... E vola, attenzione, Emanuele Russo. Russo, vince il contrasto, Russo. Russo, guadagna un fallo laterale. Russo, dietro al portiere. Yengo, messo in difficoltà. Cascone col tacco, ma è per nessuno. Pensa attenzione. Savelli, mette in calcio d'angolo. L'esterno è per Bottiglieri, che ora con una giocata non riesce a superare il difensore. Palla per Iomballeo, allora Savelli vince il contrasto. Savelli si ferma, cerca il passaggio, non riesce. Galario, attenzione. Russo dietro, attenzione. Palla buona per Iomballeo. Savelli dietro Yengo, tutti giro, azione buona, Cascone però qui non riesce. Azione qui, Caputo Giuseppe per Bottiglieri. Parla ancora per la partenza, poi la sera di Bottiglieri. Interviene qui numero 2 Criscuolo. Ancora buona. Alla palla Partenope. Fallo laterale per la Partenope. Signore, è impossibile, ve lo giuro, lavorare qua sopra. Un freddo della miseria. C'ho le mani congelate, veramente, non sto scherzando. Veramente è dura per noi. Per noi cameraman. Mamma mia. Dove la passata avete guanti diversi. Attenzione adesso. Attenzione, può ripartire. Cascone. Ah, Cascone qui perde l'attimo fuggente. Ancora buona. No, adesso riparte la Partenope. Bottiglieri. Adesso compagno di squadra. Il tiro. C'è una mano. E poi palla che sfila. Quindi calcio d'angolo per la Partenope. Seguiamolo da qui. Bottiglieri in mezzo, palla allontanata, fallo laterale. Bottiglieri dietro, il tiro! Una bomba che si spegne fuori. Credo che la rete vada cambiata. Non la rete della porta, ma la rete fuori, perché questo tiro ha distrutto quella rete. Savelli, perde il controllo della palla e la mette in fallo laterale. Bottiglieri, c'è un cambio, Criscuolo, esce, entra, Massa. C'è anche un cambio nella parte 9. Attenzione, alza il pallone.
numero 8. Cascone? Sì. L'8, vediamo se ce l'ho. Ma tu dici di quale squadra? Perché tanto sono solo nella. C'è Massa lì. Massa, lo stop! Il tiro! E poi lontana Celentano. Forse è 99. Però, sì, 99 allora, perché caputo la pietra. Perché hai detto che si può fare una squadra? Ma sono scelte. No, no, mi dico, voi dovete mettere il massimo di 8. Perché mettete difficoltà a me. E pareti. Attenzione. Ora me la facciamo apposta. Palla per la parte di Nope. Ah, il cross è sbagliato per Bottiglieri. Palla laterale, allora, batte Savelli, il capitano. Massa, subito un dribbling, Massa. Massa, ancora un dribbling, ma viene fermato. Ancora palla però per gli imballeo. E poi Massa riesce a raggiungere questo pallone, passa qui da Russo. Qualcuno, meno male, bene o male, già li conosco, quindi non avrò problemi con gli imballeo. Palla buona adesso. La parte Nope. Il tiro farò laterale. Avete mai visto con le telecamere? Con le telecamere che si usano nelle partite di Champions League? Beh, questa non lo è. Il cross allontanato da Cascone. Buonissimo giocatore questo Cascone. Già l'ho conosciuto nelle giovanili del Barcellona. Ottimo, ottimo ragazzo. Con delle qualità. Attenzione qui. Russo, Massa, eccolo lì, Massa. Massa, una finta. Finta alla Massa. Attenzione, palla a Cascone. Russo, Russo. Savelli, ottima giocata questa qua degli Omballeo. Savelli, il tunnel di Savelli, tiro. Fuori, peccato, bella giocata di Savelli. Si vede il campo d'allenamento proprio del centro direzionale dove si fanno tutti questi tricks. Puoi partire la parte Nope. Sì. Inglesismi. Caputo Giuseppe, quello numero 8. Cascone, vola. Cascone, accelera Cascone, il passaggio in mezzo. Massa! Matri! 2-1. Massa bomber quest'anno, eh? Si sta confermando un bomber. Anche perché non conosco la classifica capocannoniere adesso, quindi. Non lo sto seguendo più di tanto. Ma non è compito tuo, guarda. Infatti. Attenzione, adesso Caputo Giuseppe, il tiro, palla fuori. Però se te ne informi è meglio. Infatti. Ma non so dove la devo trovare, se batte, no? Attenzione nel frattempo, no, però. In salone. Passaggio. Cascone. Attenzione alle scivolate. Emanuele, dietro, Emanuele. Ottima la giocata qui. La parte per il. Bottiglieri, la finta non riesce. Bravissimo Cascone qui. Da non confondere con Francesco Cascone, il giocatore degli Scorzo e Mandarin, che ci raggiungeranno più tardi, proprio nell'ultima partita. Il tiro! Fuori di un soffio! Russo, la finta di Russo, elegante! Savelli, Savelli, prova la giocata. Ma andiamo a fare la laterale. Dietro, Cascone. Cascone alza la palla per Massa, ma esce Celentano, che lascia scorrere. Riesce a fondo. Che devi fare la nicchia? Ah, scusa. Ah, attenzione, qui un errore. La parte Nope. Savelli. Massa. Massa, la giocata di Massa. Massa dove punta l'avversario. Massa ancora una giocata. Savelli. Finta di Savelli. Perde qui l'attimo. Savelli. Cascone. Cascone accelera. Perde palla. Fallo laterale. I ragazzi da parte Nope Football Club. Attenzione adesso però Cascone, guarda la palla, il cattino di Cascone è altissimo. C'è un cambio, ci sono vari cambi. Attenzione adesso. Passaggio non è dei migliori, ma la parte Nope comunque riesce a tenere palla in campo. È il 99 quello. Sì, quindi è Caputo Pietro. Sembra il 99 questo. Pietro Caputo sbaglia il passaggio. Ah,
Che culo. Basta, fatti vedere il tuo. Attenzione, palla alta. C'è Cascone. Ma Celentano, lascia scorrere. Ecco qui. Bella, bella partita, poi che ora può ripartire. Bottiglieri, palla avanti. Lo stop non è preciso, allora Russo. Palla avanti. Palla fuori. Vitello ha messo palla fuori. Partono che ora deve ripartire. Attenzione qui. Attenzione, esce Yengo qui. Russo alza la palla, buona per Cascone. Cascone il tiro! Palla fuori! Pericolo! Butto sto fattore casacche. Cioè, almeno per me, oh. Figurati. Nel senso che butto per me che non riesco a leggere poi no. Scusati con coloro che vedranno il video. Ah beh, no, già mi sono scusato in anticipo, naturalmente. Sono una persona professionale. Non tediare Vincenzo. Attenzione adesso, vuoi ripartire la parte dopo, ma sbaglia qui. Il numero credo sia il 7, non vorrei sbagliare. Massa. Massa infiltrante, non era male, ma attenzione, bottiglieri, c'è il palo di Massa. Ci sono anche minacce di Savelli a Massa, attenzione, c'è un brutto fallo qui. Non sembrava essere così grave, ma sembra che il giocatore si sia infortunato gravemente. Come si fa il mini spot qua? Mini spot per noi. Non nella partita normale, solo quando magari c'è una sostanza. Rieccoci. C'è questa punizione allora. Pedro. Attenzione il tiro fuori di poco. Pedro Caputo. Troppi Caputo. Attenzione il tacco è di Cascone. Non è stata una scelta molto saggia, ma va bene. Russo. Passaggio è per Massa. Dicevo, possiamo ripartire con i degli Amballeo. Massa, dai il pallone! Basta, ottima giocata, Cascone. Cascone il tiro! Celentano, mette in calcio d'angolo! Massa. Il tiro è di Cascone, ma la liscia soltanto. Palla fuori dall'altra parte del campo. Arbitro, fa quattro a noi! C'è un cambio. È stato lungo nel frattempo. La partenope. Bottiglieri. Alza la palla. Attenzione perché qui Cascone viene fermato. Pedro. Lo chiameremo così come il giocatore del Barcellona. Anche perché ci sono tre Caputo in campo. Cioè. Pedro, eccolo lì. Pedro Rodriguez. Ottima la giocata di Bottiglieri. Bottiglieri! Salva Russo. Potenzio lungo. Andiamo a fare la laterale. Ottima giocata di Bottiglieri qui. Pedro. Allontana la palla Vitello. Attenzione il tiro. Parata di Yengo. Allora, laterale ancora, lungo il passaggio, deviato in... mi sembra un pallone laterale, ma è calcio d'angolo, se non sbaglio. Sì, è più o meno calcio d'angolo, attenzione! Attenzione lungo! Allora, Massa! Massa il cross! Buono il recupero della difesa, allora Russo. La finta di Russo. Alza la palla per Massa, Massa lo stop. Massa, solita finta di Massa. Massa che è partito abbastanza bene, a parte questo fallo di prima. Sta facendo una bella partita Massa. D'altronde è un onore avere la B del Bat vicino a me durante le riprese. Veramente un onore.
È eccitante. Attenzione. Se è eccitante me ne vado. Bottiglieri. Attenzione, il tiro è di Pedro. Palla va dalla Iengo, allora fallo laterale. Ancora Pedro, il tiro di Pedro! Ancora messo in difficoltà Iengo qui. Che sfida tra Iengo e Caputo però. Mamma mia, attenzione, Pedro e Iengo, la sfida è finita. Non so se si conoscono al di fuori del campo. Quindi. Attenzione! Palla allontanata, c'è un palo che non si è visto praticamente, ma è un palo, ve lo giuro. L'ho visto. Si è sentito. Si è sentito più che altro. Lungo, prova il passaggio, ma sbaglia. E qui c'è un fallo. Palla per Yombaleo. Yombaleo si impalla. Ok, secondo me che siamo qui. Palla alta, è un tiro, palla fuori. Pedro, bottiglieri, finta. Alza la palla per Pedro, ma non riesce. Palla buona per la Partenope. Attenzione qui! Cascone, guadagna palla, ma la fa scivolare fuori dal campo. Quindi fallo laterale per la Partenope. Signore, è un lavoro difficile mio, non sottovalutate. Attenzione, palla avanti. Fuori. Dicevo, solo noi davanti allo schermo guardiamo i commentatori della Sky e diciamo, ah, ma che bel lavoro che fanno, guadagnano i milioni e non fanno niente. E invece no, signori, perché è veramente difficile come lavoro. Però c'è una differenza, loro hanno uno studio caldo, io sto qua girarmi, attenzione il tiro! Soprattutto non guadagno il tiro. Poi non registra. Potrei. Riprendi, calcio d'angolo, c'è l'entrano dei tempi. Palla a Pedro, calcia la palla per Bottiglieri, palla troppo lunga. Hanno difficoltà a gestire la forza dei passaggi, ragazzi, da parte 9. Attenzione adesso. Vitiello viene fermato da Pedro, però sfortunatamente mette palla fuori. Leo Cascone. Massa giocata con quale eleganza. Attenzione, attimo il passaggio di Massa, ancora un dribbling, poi lungo, palla fuori, ma palla per la Partenope. Dicevo, incredibile come Massa riesca a dribblare gli avversari tenendo palla al piede meglio di Messi, devo dire. No, devo essere sincero, non sto scherzando, veramente bravissimo su questo, non mi lamento su questo giocatore. Tra Massa e Messi il passo il breve. Gesù. Attenzione Massa, come Massa! Fermato da lungo? No, non è stato fermato, Massa, fatto male. Alla palla parte 9 ora. Sinceramente, veramente un giocatore Massa. Spesso però è richiamato per tiro fuori, è richiamato per episodi al di fuori del campo, ma anche in campo molto spesso. Però non è un giocatore secondo me cattivo. Fide conti, siamo tutti più buoni. È uscito Cascone. Mi stanco anche di fare tutti i cambi. Dico, c'è un cambio nelle file. Attenzione Massa, non riesce nel dribbling. Allora Bottiglieri, ti va avanti. Eccolo lì, Pedro Rodriguez. Dribbla uno, poi prova il tiro, palla alta. Attenzione Massa. Ah, sfortunato qui nello stop Massa. Pedro, Bottiglieri, Pietro. Attenzione, l'azione. Vedi che numero non riesce. 8, sì. Allora è 18. 18? No, è 8. E l'altro è Capo Giuseppe. Attenzione, Massa. Savelli va avanti, ma è troppo forte. Massa. Tutti i minuti, dai una mano dietro. Buona. Attenzione Pedro, il passaggio per Bottiglieri, il tiro! Palla fuori di un soffio. Zona tecnica. Savelli, Iengo col sinistro, palla avanti, non c'è nessuno.
Caputo Giuseppe il dribbling, Caputo Giuseppe il tiro, palla fuori. Massa, palla a Cascone che però non riesce a mettere palla, attenzione però è buona ancora per Savelli, si fa rubare palla, allora Bottiglieri il tiro deviato, Iengo. Buona per Savelli, Vitiello si fa anticipare, ma è buona per Massa, un dribbling, Massa un altro dribbling, fermato però stavolta, Savelli, Massa il dribbling, viene fermato, però c'è un fallo su Massa. C'è un fallo su Massa, credo. Ciro, Massa. No, c'è un fallo. Ah, sì. Che cosa è arbitro? Punizione bianca. Allora aspettiamo lo sviluppo di questa punizione e andiamo a vedere come si svolgerà tutto. Il tiro a giro sulla barriera, però la Pedro, palla avanti per Bottiglieri, ma è troppo forte. C'è il fermo del primo tempo, andiamo ad intervistare subito qualcuno live. Signor Cascone, un'intervista veloce. Buonasera signor Leo Cascone, come vede, come va questa partita, come gira la squadra? Noi stiamo subendo la loro velocità, che anche se non è eccelsa, noi siamo veramente lenti come squadra. Però stiamo coprendo bene dietro e si vede una mano in più dall'attaccante Massa. Cosa si aspetta da questo secondo tempo? Di tenere il risultato, perché sarà difficile fare altri gol. La benzina è finita alla squadra. Va bene, grazie signor Leo Cascone. Ci sono dei cambi secondo tempo. Eccoci qui con il secondo tempo tra Omballeo e la Partenope. Gli Omballeo vincono 2-1. Stanno conducendo questa gara 2-1. Aspettiamo il fischio rapido, eccolo qui. Lo parte subito Cascone col tiro, deviato, calcio d'angolo, subito. Attenzione, piccoli problemi qui. Cascone allora si appropria di questo calcio d'angolo. Il cross, il tiro al volo di Savelli, ma che perde la palla, non la vede proprio. Attenzione adesso, palla laterale, Galario, capitano. Avanti, c'è lungo, vediamo se la raggiunge, no, non ci riesce, palla fuori. Allora subito palla al portiere, Iengo, anzi no, palla laterale, eccolo qui la palla, Iengo ora, palla avanti, lungo, palla, attenzione a Caputo, se non sbaglio, sì. Eccola qui. Anzi no, scusate, questo qui numero 9 era, vediamo un po', la mia lista, Gabriola, eccolo qua. Adesso lungo. Labriola, scusate. Attenzione Pedro! Iengo con la gamba, mette in calcio d'angolo, mi sembra. Ma no, anche a lungo. Attenzione, calcio d'angolo per la Partenope. Il tiro, mamma mia, bruttissimo. Palla fuori. Fallo laterale addirittura. Adesso palla per Vitiello. Cascone la finta e perde qui il contrasto. Pedro. Labriola. Galario non riesce a tenere in campo. Uno stop non ottimo. Savelli. Cascone contro tutti. Viene fermato. Palla per ancora per Iomballeo. Attenzione a Iomballeo che adesso devono partire subito, devono segnare per mettere al sicuro questo punteggio. Cascone, scusate, Russo volevo dire, Vitiello, palla avanti, ma c'è Luongo che la prende questa palla. Palla passata, attenzione, retropassaggio con le mani, punizione in aria, mi rimane incredulo il portiere Celentano. Qua lo puoi fare lo zoom, per esempio. Facciamo. O ti avvicini e fischi una pallonata alla parete? Perché? Le pareti fa la spike. Ah, che idiota. Ti voglio bene, Lorenzo. È collega, ma dagli un bacino. Ah, era un idiota buono, diciamo.
Il giorno allora. È un bonaccione. Sì, sì, sì. Bravo ragazzo. Attenzione subito, vediamo chi va a battere. Penso Cascone. Punizione al limite, vediamo un po'. Il tiro fuori. Cambio. Allora subito Celentano. E te gioca la palla. Labriola. Labriola accelera. Labriola il tiro. Bam! Sulla pancia di Vitiello. Ancora Labriola viene. Va a fermare Leo Cascone. Che adesso batte questo fallo laterale. Vitiello il tiro con la punta. Celentano, questa è in difficoltà, mette in fallo laterale. Allora subito Cascone. Mette un cross allontanato. Cascone lotta fisicamente contro Labriola. La vince questa sfida. Cascone la finta, il tiro. Ancora Celentano. Allora Savelli. Sì, a proprio di questo fallo laterale. Amore al bat, Vitiello. Fermato da Pedro. Attenzione adesso, Russo. Ancora Russo. Palla sulla gamba del telecronista del bat. Russo. Russo dietro, Vitiello. Russo ancora. Savelli, ma il passaggio è troppo. Fuori, diciamo. Di misura, quindi laterale per la Partenope. Avanti, anche questo passaggio non era dei migliori. Attenzione, Vitiello, avanti. Celentano appoggia la palla al suo compagno di squadra. Labriola. Caputo se non sbaglio. Attenzione, qui c'è il rimpallo. Quindi palla a Yengo. Sarà lui a rimettere palla in gioco. C'è un cambio nel frattempo, entra Massa. Esce Gianluzzi Savelli, il capitano. Yengo allora. Gioco di mani di Yengo. Cascone. Massa. Massa. Ottimo qui a sbucare. Ancora Massa, ancora Massa! Accelerazione di Massa e poi perde il contrasto, palla allontanata, palla per la Partenope. Caputo Giuseppe, poi Labriola, Pedro, Pedro, la finta di Pedro che riesce un tunnel e poi esce Yengo su questo cross deviato. Massa. Passaggio è per Cascone che riesce soltanto a toccarla con la punta e portarla avanti a Celentano. Labriola. Attenzione Massa, il sombrero. Esce Celentano con la testa. Russo la finta, Cascone. Russo. Massa la finta di Massa. Massa ancora. Cascone il tiro. Andiamo. Ora palla che ce ne te lo rimette in campo. Attenzione qui. Massa, Massa sbuca. Palla che sembra essere stata deviata. Non lo dire dalle telecamere. Parolacce tra organizzatori e giocatori. Adesso pallone laterale battuto. Giuseppe Caputo. Buona contropiede, contropiede, attenzione! Palla in mezzo! Attenzione! Galario qui! No, scusate, volevo dire. Galario non riesce a tirare in porta, attenzione ancora Galario, ma palla recuperata. Massa subito di prima per Cascone che però viene fermato. Attenzione il tiro deviato. Palla Yengo. Attenzione Yengo. Cascone. Caputo Giuseppe qui. Fermato da Cascone, vediamo se la tira in campo Cascone, sì, ma scivola. E quindi è fallo laterale per la Partenope.
è dato anche il 99, caputo Pietro. Eccolo qui, caputo Pietro. Fermato da Vitiello. Attenzione allora, caputo Giuseppe. Caputo Giuseppe! Ah, recupera. Non va Leo. Leo Cascone non riesce a passare avanti. Allora, attenzione. Pietro Caputo, Pietro Caputo, Pietro Caputo. Il tiro, ma è debolissimo. Debole. È storto, diciamo. Attenzione con la massa. Che cade. Adesso si deve rialzare massa. Riparte da Partenope. Signori, con questo spettacolo mi è difficile anche commentare. Attenzione adesso, Pedro. Troppi cambi di fronte. Eh sì, appunto, quindi sono, è un po' difficile gestire un po' il tutto. Palla Celentano, portiere. La lascia alla Briola. Briola. Pedro. Allora Gabriola, il tiro fuori. Massa appoggia per Cascone, che la deve tenere in campo. Cascone, Cascone il tunnel, ma non riesce ad andare avanti. Ma perché mi sono male? Buona adesso per Partenope, che adesso va in un fallo laterale. Fallo laterale battuto con calma nonostante il punteggio, che vede Ion Balleo sul 2-1. Attenzione adesso, Vitiello mette in calcio i fallo laterale, scusate, voglio dire. Esce Pedro, i trabottiglieri nel frattempo, palla che esce, palla per Ion Balleo. Cascone, ottima per Russo, con l'esterno se la porta avanti, poi un esterno cerca il passaggio, ancora l'esterno, c'è Massa, Massa che combatte, esce Celentano. Caputo Giuseppe, Pietro Caputo, passaggio per Bottiglieri, guadagna un palo laterale. Pietro Caputo, Giuseppe Caputo, il tiro che rimbalza sulla fascia di Jengo. Altri cambi, cambi assai. Esce Vitello, entra Criscuolo. Li sto imparando, signori, li sto imparando, signori. Dove lo trovate un commentatore così? Dove? Lezione, esce Jengo. Criscuolo la tiene in campo, ma la butta fuori. Celentano, palla avanti. Bottiglieri, Bottiglieri, Bottiglieri. Un dribbling Bottiglieri, allora accelera, si allarga, sbaglia, palla fuori. Bottiglieri chiede una gente che si faccia vedere in avanti, dei compagni. Massa, Massa, un dribbling, Massa, un altro dribbling, viene fermato. Bottiglieri, 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 si allarga, Bottiglieri, ancora Jengo. Che partitona del portiere De Ion Balleo. Partenope in mezzo, allontana la difesa. Giuseppe Caputo, palla fuori, alta. Jengo ancora, Massa, Massa, un dribbling, poi la deve tenere in campo, Massa ancora, che classe gente, che classe, ma sbaglia, la palla per Bottiglieri, che la tiene lì, sul limite, poi non riesce a superare, mi pare Criscuolo, sì è così, era Criscuolo, che poi mette la palla a Celentano, attenzione, Caputo Giuseppe, Bottiglieri, il tiro di Bottiglieri, palla fuori. Quanti tiri, signori, quanti tiri, tiri assai anche. C'è tanto amore, tiri. Speriamo anche qualche cartellino rosso. No, sto scherzando. Attenzione, Massa! Palla che sibila al lato del palo. Dove trovate anche un commentatore con questo dizionario, vorrei dire. Questo linguaggio aulico. Ancora calcio d'angolo. Leo Cascone mette in mezzo, allontana Giuseppe Caputo. Leo Cascone alza la palla, c'è Massa, ma è impossibile recuperare questo pallone. Cambia assai. Vabbè, esce Caputo Giuseppe.
Vabbè. Bottiglieri, allarga la palla per Labriola. Potenzione, Russo. Crescuolo, palla avanti, non c'è nessuno. Recupera la palla, attenzione. Esterno, Bottiglieri contro Russo. Vediamo chi ha vinto. Vince Russo questa sfida. Quindi fallo laterale per Iumballeo. Mi auguro non sia stato ripreso. No, signori, non è stato ripreso, ve lo giuro. Attenzione adesso, Pietro Caputo allarga, palla in mezzo. Pietro Caputo si mangia un gol già fatto. Gli è saltata la palla proprio davanti nel momento del tiro, e quindi palla che si è impennata al di sopra della traversa. Cascone, che fa la playmaker praticamente, esterno, recupera la briola. E poi Pietro Caputo. Andiamo, un fallo laterale. Non si è sentito. Attenzione adesso, fallo laterale. La briola. Stop a seguire. La briola. Passaggio sbagliato. Russo qui. Andiamo, un fallo laterale. Che lo batte Iengo? No, lo batte proprio Russo. Cascone. Alza la palla per Russo. Chiura. Perde questa sfida contro il numero 7, che è Bottiglieri. Bottiglieri Pasqualino, scusate. Palla a movimento, c'è un cambio battuta. Sì, c'è un cambio battuta, quindi palla per la parte 9. È subito questo errore, e quindi palla per Iumballeo dall'altra parte del campo. Cascone prova questo passaggio, ma l'ha fatto in un momento del bisogno di farlo. Che era pressato benissimo, pur di non perdere palla, allontanato. Attenzione adesso, Labriola, il tiro deviato, attenzione, diventa buona per Pietro Caputo. Palla fuori. Il palco, la curva stava quasi già per risultare. Speriamo di vedere altri gol, una partita abbastanza noiosa, non vorrei dire. Una partita abbastanza noiosa. Adesso attenzione Massa. Labriola, ottima finta su Massa. Passa però qui Labriola. Attenzione, Labriola ancora. Non la perde questa palla. Ma il tiro, Iengo, calcio l'angolo. Labriola vuole fare tutto da sé. Ci riesce abbastanza bene. Ma Iengo è veramente un ottimo portiere. Attenzione. Il tiro deviato. Ancora calcio l'angolo. Attenzione, vediamo un po' come si svolge anche quest'altro. Palla in mezzo, ma il tiro è fuori, bruttissimo. La parte di Bottiglieri Pasqualino, se non sbaglio. Sì. Non vorrei sbagliarmi, signori, perché hanno le casacche, ricordo. Attenzione adesso, Bottiglieri fermato egregiamente. Ancora Cascone. Altro che Cannavaro. Bottiglieri alza la palla, sbaglia, allora Cascone ancora. Onnipresente Cascone. Massa, Cascone, il tiro deviato. Calcio d'angolo. No, è laterale. Attenzione adesso, palla allontanata. Vediamo un po' come finirà questa partita, che veramente, signori, si sta rivelando molto molto noiosa. A mio parere. Pochi gol, poche emozioni. Attenzione. Ancora la Bottiglieri, il passaggio fermato, poi Savelli dietro a Iengo che butta avanti, palla a Celentano che lascia sfilare, quindi Savelli non rimette la palla in campo. Cambi assai, guardate quanti cambi, cambia una squadra intera. Entra comunque Lungo e Pedro. Lungo, ancora Lungo, il tiro, Iengo. Buonasera. Palla alzata. Ancora la parte 9. Dovrebbe esserci il calcio d'angolo? No. Messa a fondo. Parte di Iengo. Palla avanti. Iengo in cinese riesce a dire qualche cosa. Sembrava proprio cinese, signori. Credo che abbia giocato anche nella massima lega giapponese.
Attenzione. Sì, insieme a Olli e Benji. Ehi. Pedro, ottima giocata per Bottiglieri, ma ancora. Ancora Yengo. Curva che sussulta. Attenzione! Ancora! Azioni pericolose da parte della Partenope, che però non riesce a segnare. Vediamo un po'. Ancora calcio d'angolo, qui Yengo esce, ma non c'è nessuno ad appropriarsi di questa palla. Sì, c'è ancora fallo laterale. Passaggio. Attenzione! Il passaggio in mezzo, ma la difesa di Omballeo recupera. Ancora Cascone, ancora Cascone, ancora Cascone, ma c'è Pedro! Pedro che ora riparte, Pedro, Pedro! Passaggio per Bottiglieri che sbaglia tutto e poi Yengo! Cosa fa? Scusate, pensavo che Yengo l'avesse toccato. Attenzione, Massa! Non riesce a ricevere questo valore, troppo lungo. Quante emozioni, ma pochi gol, signori, pochi gol. Passaggio ancora, vai Pedro, Pedro, vediamo cosa decide di fare, Pedro. Pedro, però il passaggio riesce. Massa, fermato a lungo. Ora Cascone. Cascone, prova la giocata. Cascone. Fermato, fermato. Bottiglieri. Poi sbaglia il passaggio Bottiglieri. Quindi fallo laterale per Iomballeo. Attenzione adesso, fallo laterale per Iomballeo. Massa, si fa vedere, Massa, perde palla, lungo, passaggio, con la Crisculo. Attenzione, può ripartire Cascone, Cascone, e poi viene fermato giusto in tempo. L'ultimo a toccare è stato proprio il giocatore di Iomballeo. Guardate, c'è la difesa e l'attacco della Partenope, vogliono il gol almeno del 2-2 e poi questo errore. Ragazzi, dai! Questo errore. Da parte della Partenope. Palla ancora per la Iomballeo. Palla avanti, attenzione, Bottiglieri, recupera Bottiglieri, la finta! Bottiglieri appoggia! Ma sbaglia! Attenzione! Battibecchi in campo. Battibecchi tra compagni di squadra. Brutto vedere queste scene. Fino in conto è solo una partita. Si viene qui per giocare e divertirsi. Bottiglieri. Bottiglieri. Bottiglieri, ottima la palla. Cascone, Cascone, Cascone. Cascone, le finte, Cascone. Ancora Cascone, si gira il tiro, deviato da lungo. Fallo laterale. Bottiglieri. Palla a Criscuolo. Batteo Cascone, Cascone. Mezzo, esce lungo. Però si fa rubare palla da Savelli. Ma ancora, attenzione, c'è un fallo. C'è fallo per Iomballeo. Punizione per Iomballeo. Mini spot per noi. Mi sembra che si guarda. Eccoci qui con questa punizione. Vediamo chi la batte. Ci sono Criscuolo e Cascone sulla palla. Attenzione, vediamo Cascone cosa ne farà. Parte Cascone. Palla deviata. Fallo laterale. Torno in vedetta. Attenzione, Bottiglieri. Bottiglieri. Pedro. Pedro, Pedro. Ah, sbaglia qui Pedro. Allora Crisculo, il dribbling. Crisculo, vediamo cosa farà. Passaggio, ma è deviato. Lungo. Lungo. Bottiglieri, palla che schizza. Palla buona per Iomballeo. Vitiello. Savelli. Yengo, palla avanti. Ah, palla di vedere da lungo, palla fuori. Oggi campo ostile. Palla avanti. Yengo. Yengo. Savelli sbaglia lo stop. Riesce a recuperare. Criscuolo alza la palla per Cascone, ma non riesce a tenerla in campo. Esce Lino Caputo. Cioè Lino Bottiglieri, volevo dire, scusate. Lungo. Piero Caputo. Lungo. Palla deviata. Yengo non riesce a salvare da calcio d'angolo questo tiro. Signori, vorremmo più gol. Attenzione! Savelli, prova l'autogol. Non ci riesce. Peccato per lui.
palla in mezzo, tiro lungo, alza la palla, il tiro non è malaccio, ma fuori. Ottima per Cascone, Cascone si gira, Cascone, vai a un fallo laterale, il numero 10 di Gionballeo. Numero 10 di Gionballeo. Cascone prova qualcosa che non so cosa sia, palla fuori. Allora Celentano, Pedro, pochi minuti alla fine di questa partita, che vede al momento Gionballeo sul 2-1, attenzione, il tiro, Yengo, calcio d'angolo. C'è l'angolo. Dalle mezzo a Bottiglieri. Palla fuori. Ancora calcio d'angolo. Bottiglieri. Dietro, dietro. Pedro. Pedro. Palla per Gionballeo. Russo se ne incarica. Mette la palla sulla linea. Dietro la linea. Come del regolamento. E sta per effettuare il suo cross. Cross avanti. Bottiglieri anticipa Cascone, Bottiglieri, Pedro, Bottiglieri tiene in campo, Bottiglieri, Bottiglieri viene fermato aggressivamente da Vitiello. Pedro, adesso palla laterale, palla ancora per la Partenope, lungo, Cascone lo stoppa benissimo questa palla, bagna la punizione, Gionballeo. Tanti cambi nella partita, perché oggi si sono presentati in 10. Adesso Vitiello a battere questa punizione, palla avanti. Attenzione alla palla deviata, Celentano e poi deve allontanare. Caputo Giuseppe. Caputo Giuseppe, accelera. Caputo Giuseppe, la finta di Caputo Giuseppe. E poi sbaglia qui, allora Cascone, può accelerare, Cascone. Cascone è fermato regolarmente la Briola alla fuori. Pietro Caputo, poi il tiro di Giuseppe Caputo, palla fuori, palla per lo Cascone, stop perfetto, giocata tanto eccezionale, Celentano, la Briola alza la palla, Briola, esce Yengo, Savelli, sì, questo sì, attenzione, Vitiello, Russo, va avanti, per nessuno, nessuno attacca, attenzione, nessuno, Celentano, il recupero, un minuto di recupero secondo l'arbitro, attenzione, Pedro, il tiro di Pedro, ancora, Yengo, Marco, veloce, Yengo ancora, no, Valucci, che dici? Gabriele. La Briola, Caputo Giuseppe si fa rubare palla, attenzione, ancora sua, la Briola allontanata la palla da Vitiello, ci stava, attenzione, ultimo minuto, ultimi secondi più che altro, la Briola ancora, lui il tiro, palla fuori, niente da fare. Penso fino a quasi 2-1, signori, vediamo un po' gli ultimi secondi, ma tra poco l'abita fischierà, palla avanti, attenzione Leo Cascone, sbaglia lo stop, e ancora Pedro, attenzione, c'è qualche battibecco tra Pedro e l'arbitro, Pedro allora, subito battuto di gioco, da parte 9, Pedro la giocata, viene fermato da Russo, palla per la parte 9, la Briola, Caputo Giuseppe, il tiro deviato, fallo laterale, vediamo un po', attenzione, c'è un richiamo da parte dell'arbitro, che dice, vediamo un po', c'è una punizione per la Partenope, sì, c'è una punizione, vediamo un po' come si svolgerà l'ultima speranza per agguantare il pareggio per la... Passo, attenzione, Pedro sul pallone, ultima azione della partita, dice l'arbitro, Pedro,
Pedro, attenzione, Pedro. Pedro. Pedro, parte Pedro, il tiro! Deviato! Attenzione! Finisce qui! 2-1 per Giamballeo, che vincono di misura! Allo stadio del Real Poggio, una subita un'intervista per noi da parte di qualche giocatore della Partenope questa volta. Qualche un'intervista. Ragazzi, un'intervista per noi da parte della Partenope, un'intervista veloce. Non vi fate pregare. Non vi fate pregare. A te va bene? Tutto è tutto. Buonasera signor Pietro Caputo, veloce veloce delle domande. Sconfitta per voi, però una sconfitta 1-2, quindi ci può stare. Ho fatto una partita comunque col cuore. Sì, avete giocato. Più di questo, purtroppo un po' di sfortuna, un po' il portiere che ha parlato di tutto. Secondo voi qual è stato il punto che stasera vi ha fatto perdere? Il portiere loro. È stato davvero bravo, tu in effetti sì, avrà un voto alto in pagella, va bene. Questo torneo, cosa puntate a questo torneo? Dopo 3 sconfitte è difficile dire la vittoria, però nella vita non si sa mai. L'importante è divertirsi, l'importante è divertirsi. Ci proveremo. Va bene signor Caputo, grazie, buona serata. Buonasera. No, no, no.